Le ultime segnalazioni sono arrivate dall'Ama Balice alla periferia di Bari, cinghiali che hanno danneggiato le aziende agricole della zona, esempio dell'espansione di un problema che non è ancora emergenza ma può arrivare ad esserlo se non si interviene in tempo. A suonare la campanella è l'ente Parco della Murgia, che deve fare i conti attualmente con 1800 cinghiali. I primi furono portati nel 1999 dall'ambito territoriale di caccia sulla Murgia a fini venatori. Erano importati dall'est Europa, si sono riprodotti in fretta fino a diventare un problema che il parco, unico ente ad avere un piano di gestione in Puglia, ha cominciato ad affrontare 4 anni fa con il monitoraggio. A giorni si passerà alla fase della prevenzione con 5 aziende che sperimenteranno la recinzione elettrificata e alla cattura. Nel frattempo però il problema ha superato i confini dell'Alta Murgia. I vertici del parco offrono il loro piano alle altre istituzioni, ma ciascuno deve dare una mano. Sostanzialmente noi diciamo, prima che la questione diventi una reale emergenza, vediamoci come istituzioni e cerchiamo una soluzione comune per iniziare a contrastare questo fenomeno. Gli animali catturati verranno portati in altre regioni a fini venatori o destinati alla macellazione dopo controlli veterinari rigorosi quanto indispensabili, perché la carne di cinghiale, se non controllata, può portare gravi malattie.